Luca Bianchi, assessore regionale all'economia in Sicilia, si è occupato sempre di studi per il Mezzogiorno, essendo stato a capo della Svimez. Le prime impressioni da assessore di una regione un po' complicata vista dall'esterno, dall'interno com'è? È complicata, ovviamente è una situazione molto complicata. La differenza tra studiare dall'esterno le cose come vanno, perché insomma poi la Sicilia la conoscevo abbastanza, avendo noi come Svimez collaborato con la regione, avendo insomma analizzato il tema per molto tempo, però poi trovarsi con la quotidianità dei problemi è tutta un'altra cosa. Però insomma l'unico vantaggio, che uno dei pochi vantaggi, è senz'altro di aver trovato gente qualificata all'interno degli assessorati, cioè personale dirigente qualificato, disponibile. Quindi adesso siamo ancora in una fase soprattutto di cercare di capire come stanno realmente le È una fase iniziale, però avete già un sacco di lavoro da fare. In agenda c'è il bilancio provvisorio, la finanziaria, il documento di programmazione economica e finanziaria e il DDL proroghe. Esattamente, tutte cose che definiremo nel giro di poco, di pochissimo, una settimana. Noi aspettavamo che si insediasse l'assemblea per cominciare a presentare questi documenti. La prima operazione che abbiamo fatto è stata quella di ritirare i documenti precedentemente depositati dal precedente governo, perché ritenevamo fosse giusto. Ma quel documento lei lo ha letto? Come c'erano comunque delle cose salvabili, interessanti? Direi di sì, c'erano elementi che senz'altro in parte riprenderemo. Però non c'erano, innanzitutto non c'erano delle decisioni che già abbiamo assunto, perché nelle prime delibere di giunta già ci sono delle decisioni che hanno degli impatti diretti sulla struttura finanziaria della regione. Penso ad esempio alla prima delibera che prevedeva il 20% di riduzione delle indennità ai dirigenti, su cui stiamo valutando adesso quanto vale economicamente. E poi, insomma, quindi è tutte le decisioni che intenderemo mettere in atto da oggi in poi. Quindi, diciamo, noi dobbiamo assolutamente sulla legge finanziaria dare un'impronta nostra del governo, che sarà improntata necessariamente a rigore nei conti, perché soprattutto le ultime, diciamo, il susseguirsi delle manovre finanziarie fino all'ultima manovra finanziaria comporterà una riduzione delle risorse trasferite alla regione e un abbassamento del patto di stabilità. E quindi, diciamo, noi dobbiamo riadattare i nostri interventi su quei nuovi target, da un lato, e dall'altro dobbiamo necessariamente mettere in atto politiche di sviluppo, di crescita, concentrandole su cose che possono essere spendibili da subito e possono in qualche misura compensare le riduzioni di spesa dall'altro lato. Diciamo, queste due cose vanno necessariamente insieme. La misura dei dirigenti, non pensa che ci sia il rischio di ricorsi, di contenziosi che rischiano di aprirsi con l'amministrazione regionale e che magari fra qualche anno andranno, come dire, a conclusione? Questo può essere un rischio che però abbiamo calcolato. Noi lavoriamo, cioè incidiamo su indennità e noi convocheremo l'ARAN per concordare le decisioni da prendere. Noi dobbiamo prendere comunque atto però di una situazione assolutamente pesante in cui bisognerà fare sacrifici tutti quanti. Dobbiamo partire da quelli che sono più garantiti. Noi dobbiamo d'altra parte cercare di anche stimolare i più bravi ad avere un emolumento, insomma, ad avere un po' di più di quelli meno bravi. Noi stiamo cercando su questo di costruire una politica che tenga insieme, appunto, riduzione dei costi e un po' di Una incentivazione. stima rispetto a questa. Noi dovremmo arrivare a circa 1 miliardo di euro di recupero. Questo è un volume rilevantissimo. Noi lo possiamo rendere sostenibile soltanto, innanzitutto, se riusciamo a garantire l'equità dell'intervento. E dall'altra, se riusciamo dall'altro lato a far crescere un po', a dare speranze anche di occupazione da chi sta fuori, è rimasto fuori per troppi anni da tutto il sistema regionale. Ad esempio adesso c'è il disegno di legge proroghe, appunto quello che riguarda i precari. È un po' spinoso Molto questo. complicato e spinoso. Lì, Quanti sono i precari coinvolti? allora, complessivamente la regione parliamo di circa 20.000 precari. E il DL proroghe ne riguarderà una parte, perché poi, insomma, a seconda della fattispecie legislativa sono diversi tipi di proroghe. Il nostro orientamento complessivo è quello di tendere a non aumentare
mandare a casa le persone, perché non possiamo permetterci in questa situazione socialmente così pesante di avere così tanti persone fuori completamente dal mercato del lavoro per la strada, però non possiamo garantire la piena copertura dei costi dell'anno prossimo come era l'anno prima. Quindi noi pensiamo di determinare un sentiero di rientro della spesa, che vuol dire garantire per un determinato periodo di tempo, però facendosi vincolando le amministrazioni che utilizzeranno questo personale precario a definire progetti per o reperire risorse esterne a quelle regionali, che vuol dire risorse di carattere nazionale, penso alle ordinanze della protezione civile, risorse europee, cioè fare progetti di risorse europee impiegando quelle persone. E quindi diciamo così da avere una spesa alla fine dell'anno, riuscire a garantire ugualmente l'utilizzo, ma avere una spesa a carico dell'ente regionale minore. Troppe volte noi abbiamo avuto i precari della regione e poi ogni volta che arrivavano risorse aggiuntive si assumeva altra gente oppure si introduceva altra Il gente. modello potrebbe essere quello della formazione professionale che è andata a carico del Fondo Sociale Europeo, Allora, lì oppure è in stata parte. un'operazione un po' più semplice, perché lì è stato in blocco trasferito la gran parte del finanziamento sul Fondo Sociale Europeo. Lì bisognerà monitorare poi se la cosa verrà fatta bene, se purtroppo le cronache di questi giorni non mantengono all'interno del settore della formazione professionale grandi criticità. In questo caso è un po' più complicato, perché sono persone con professionalità molto diverse. Molto spesso con qualifiche molto basse, medio-basse, quindi noi dovremmo fare per ogni categoria diversi progetti. Per quello dicevo che i dipartimenti a cui fanno capo il precariato di quel dipartimento, è lì che bisognerà stimolare i capi dipartimento e i direttori generali a uno sforzo di fantasia, diciamo così. La caratteristica specifica del governo Crocetta e quindi anche della mano di Bianchi nel documento di programmazione economica e finanziaria. Guardi, ci sarà innanzitutto il tentativo di una forte concertazione, diciamo, non tradizionale con le parti sociali, cioè vuol dire non sedersi semplicemente a tavola, tutti e 21 le sigle che partecipano, e fare una chiacchierata del più e del meno, lasciando poi la libertà a ognuno che esce di parlare male di quello che ha ascoltato fino a quel momento, ma fare un processo di concertazione reale, cioè mettersi a tavolino e provare a confrontarsi su quello che si intende fare realmente. Questo sarà il primo passo e noi contiamo di convocarli nei primi giorni della prossima settimana. Poi sui contenuti, chiaramente noi dobbiamo cercare di rendere, come dicevo prima, un percorso che sarà inevitabilmente doloroso e faticoso, riuscire su quel percorso a creare consenso, che sembra un meccanismo impossibile, però se noi dimostriamo che quel percorso attacca innanzitutto le incrostazioni, diciamo, che la politica, soprattutto più deteriore, ha determinato nella spesa regionale, e dall'altro riusciamo a identificare alcuni interventi che possono dare risposte abbastanza immediate. Noi nel documento che abbiamo approvato del piano d'azione e coesione col ministro Barca abbiamo in tutta la seconda parte, diciamo, di risorse che si erano liberate dai fondi europei, che erano disponibili. Abbiamo privilegiato interventi che sono per la grandissima parte immediatamente attivabili. Cioè noi abbiamo 30 milioni di euro sul credito d'imposta e investimenti. In quel caso non dobbiamo fare nulla, cioè semplicemente ci sono le imprese che già hanno fatto le richieste, possiamo scalare nella lista e finanziarle tutte quelle che hanno fatto richiesta per il credito d'imposta per investimenti. Le zone franche urbane. È uno strumento abbastanza semplice, noi abbiamo già mappate tutte le aree in cui interverremo, da Librino a Catania, Brancaccio a Palermo, Gela e tutto l'elenco. Utilizziamo esattamente il modello L'Aquila, quindi diciamo, noi dovremmo fare la fotocopia dei decreti attuativi che si sono fatti all'Aquila per tutte quelle aree. Lì abbiamo un processo, cioè abbiamo delle politiche di incentivazione molto forte per la piccola e piccolissima impresa, che vuol dire se un ragazzo di quell'area vuole aprire un'attività sostanzialmente paga pochissime tasse, quasi non paga tasse,
E questo si è attivabile subito. Guardando le carte economiche, insomma, le partite, quelle economiche, il bilancio vero, ha individuato questa somma di cui tanto si è favoleggiato, i residui passivi della regione siciliana, che poi introducono un tema, vuol dire che sono soldi che la regione non riesce a riscuotere e che sono diventati ormai una specie di peso sulle spalle. Sì, esiste una quota che peraltro è comune anche ad altre regioni meridionali, penso alla Campania, esiste, in cui sono crediti iscritti a bilancio, la gran parte risalenti a prima del 2000, che ci si porta dietro e sono crediti verso singoli, cioè multe sostanzialmente, oppure sono crediti verso lo Stato molto spesso, che però riguardano questioni che si sono, diciamo, irrigidite nel tempo, che probabilmente sarà molto difficile sciogliere. Il che vuol dire far pareggiare il bilancio, ma virtualmente. Questo vuol dire che è impossibile per qualunque amministrazione più efficiente del mondo risolvere un problema simile in tempi brevi. Ciò vuol dire che noi dobbiamo avere il tempo di dimostrare, come sta facendo l'Italia con l'Europa, perché poi alla fine il rapporto Sicilia o Campania o Calabria, governo nazionale, non è nient'altro che una riproposizione di quello che l'Italia sta cercando di fare con l'Europa, che anche l'Italia ha accumulato, come è noto, un debito pubblico molto elevato. È quello che stiamo noi cercando di trattare su tutti i tavoli romani, perché una delle nostre, diciamo, anche forse di principali cambiamenti di orientamento. Noi vogliamo fare meno contenziosi, cioè vogliamo impugnare meno i provvedimenti del governo e vogliamo essere più presenti ai tavoli e farli cambiare prima che vengano realizzati. Perché noi abbiamo oggettivamente degli accordi che sfavoriscono la Sicilia e su questi dobbiamo rinegoziare. E ugualmente sulla questione enorme del rientro rispetto a questo, diciamo, debito accumulato nel tempo, noi abbiamo proposto sostanzialmente il modello sanità. Cioè noi ci impegniamo a un rientro anche duro e rigoroso e daremo conto dei tempi, degli obiettivi progressivi di rientro, però dobbiamo avere l'ossigeno iniziale per far sì che questo sia credibile, se no diventa macelleria sociale. E non pensa che non sia un caso che lei sia l'unico straniero all'economia? Anche visti i rapporti stretti con il ministro Barca, cioè la regione siciliana non è in default, ma forse un po' commissariata, sì? Guardi, noi abbiamo fatto questo percorso con Barca, ad esempio, no? Con il ministro Barca, che secondo me ha dato i suoi primi frutti. Abbiamo fatto la conferenza stampa l'altro giorno e credo che proprio è uscito sia dalle sue parole, e poi io ho confermato, proprio qual è la differenza tra commissariamento e un sano rapporto di collaborazione istituzionale. Cioè vuol dire che le amministrazioni si mettono insieme per cercare di risolvere i problemi. Noi sul piano d'azione e coesione abbiamo avuto dal Dipartimento di Politica di Sviluppo e Coesione un fondamentale aiuto nella identificazione di alcune linee che si potevano seguire. Noi su quelle linee le abbiamo tutte applicate esattamente sull'esperienza siciliana. Cioè loro dicevano credito di imposta occupazione, noi abbiamo detto no. Noi abbiamo un credito d'imposta investimento solo in regione che vogliamo adottare. Loro dicevano facciamo qualche azione per il sociale, per far fronte alle esigenze sociali. Noi abbiamo detto ok, prendiamo la social card, la rifinanziamo con i soldi regionali e ne aumentiamo l'incidenza. Loro dicevano interventi per piccole e medie imprese, noi abbiamo detto noi abbiamo le zone franche urbane approvate dalla legge regionale. Noi quel tipo di intervento lo applichiamo nelle zone che la regione Sicilia ha identificato come meritevole di intervento. Questo vuol dire non essere commissariati. Questo vuol dire utilizzare, avere un rapporto franco, appunto, che non passa esclusivamente impugnando qualunque provvedimento nazionale, ma discutendo e cercando di dare una caratterizzazione locale agli interventi definiti insieme a livello nazionale.